Ciao a tutti, avete visto in queste settimane quante volte ci siamo preoccupati di farvi conoscere tutte le persone che ruotano nel mondo di Adoreca? In questo momento però la cosa più bella secondo me che poteva venire fuori è farvi capire da dove nasce, trae ispirazione tutta questa energia, questa voglia. E credo che non ci sia occasione migliore che essere qui all'interno dell'auditorium con Pasquale Cippone, che è la persona che ha dato lo start a questo sogno in prima battuta, ma poi che ha preso sempre più corpo ed è diventata una realtà. E allora ti volevo chiedere se ti andava di raccontare quando hai piantato questo primo seme, perché l'hai fatto e quanto ti ha cambiato nelle cose, nel tuo percorso da imprenditore. Certo, saluto tutti. Perché dobbiamo tornare parecchio indietro. Diciamo io ho cominciato questa avventura nell'81. L'83 l'azienda stava viaggiando in maniera negativa, quindi stavo facendo degli errori. E lo stesso anno, nel 2003, decido di cambiare completamente rotta e quindi cominciare l'importazione, butto via tutto e comincio l'importazione. Di birra importata non ce n'era in giro, quindi era quasi un'innovazione incominciare in quel periodo là. Quindi 83 incomincio questa importazione, butto via tutti i prodotti che avevo in magazzino e comincio questa avventura. 84 faccio il mio primo corso di formazione, io praticamente non avevo studiato, quindi questo mi fece capire cosa significa avere la conoscenza, perché e quindi facendo il primo corso hai la conoscenza e tocchi con mano che cosa ti aspetti e come puoi gestire il futuro. E si apre un mondo. Durante questo periodo ho continuato a specializzarmi per capire un pochino come migliorarmi, però nell'88-89, quasi agli anni 90, il mercato aveva dei problemi, cioè ci sono una serie di attività che erano in difficoltà. Sembra assurdo, non c'era l'attenzione a fare innovazione locale, quindi ci inventammo tutta una serie di cose. Io ancora lì non ero entrato nella logica di che cosa significa fare impresa nel punto di consumo, quindi perché non vivevo da questo lato, non capivo un pochino che cosa succedeva dietro al banco di un locale. Faccio un altro salto, però questo passaggio fu importante. Nel 95 entro a far parte del consorzio, uno dei consorzi più grossi d'Italia, il consorzio CDA di Milano. Ci starò 9 anni in questo consorzio. Questo consorzio cosa mi ha insegnato? Come parlare di un consorzio è come mettersi alla finestra e avere una visione dell'Italia, di come si muove il settore dell'Horeca. Quindi là comincio a prendere le prime visioni e comincio a capire che uno dei problemi del canale era proprio la logica di gestione di imprese. Nel frattempo però io avevo anche aperto un po' di qualche locale. Cominciano ad arrivare questi vari messaggi che mi fanno capire che c'era qualche cosa che non funzionava. Beh, Attraverso il confronto, immagino, no? certo, il confronto con altri colleghi che, quando parlo di visione nazionale, avevo colleghi che dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, quindi avevo una visione globale. Ma il problema era come in Valle d'Aosta, così era in Sicilia, quindi di conseguenza non c'era differenza. Prima di riaprire la scuola nel 99 nasce la Cippone di Bitecco, quindi questa fusione di famiglia che finalmente dopo un anno di colloqui andò in porto, quindi parte nel 99 la Cippone di Bitecco. L'investimento venne successivamente quando nel 2003 costruiamo la nostra Nuova prima sede. nuova sede e dedicammo 400 metri quadri a una logica di formazione. Quindi decidemmo che in questi 400 metri quadri avremmo continuato a fare formazione sia sul mondo della birra che sul mondo della miscelazione.